Senatrice Castellone, come si tutelano gli operatori sanitari da aggressioni fatte magari al termine di turni massacranti, no? Che abbiamo iniziato a, insomma, imparato a conoscere molto bene? La procedibilità d'ufficio, diceva lei, è uno strumento, poi anche la sensibilizzazione. Assolutamente sì, intanto applicando quella legge che noi abbiamo approvato nella scorsa legislatura e che prevede non solo la procedibilità d'ufficio ogni volta che si aggredisce personale sanitario, ma anche pene aggravate, addirittura aumentando gli anni di possibile detenzione in carcere fino a 16 anni e con multe salatissime. Ma il cambiamento, come dicevamo, deve essere un cambiamento culturale, quindi partendo da quell'educazione che deve essere probabilmente anche parte del percorso di educazione civica che si fa, insegnando ai nostri ragazzi che non si può aggredire chi rischia la sua vita per salvare la nostra.